L'oggetto della riunione che ho chiesto al prefetto era di fare dei passi in avanti sostanziali nella battaglia per sconfiggere i roghi nella terra dei fuochi. Cominciamo a dire una cosa che non si dice. Ci sono state 108 persone arrestate per reati ambientali e 340 mezzi sequestrati. Abbiamo avuto quasi il dimezzamento dei roghi dal 2012 ad oggi. Lo scorso anno c'è stata solo una controtendenza nell'area casertana, dove abbiamo registrato un piccolo aumento, ma complessivamente il fenomeno si è dimezzato. Ovviamente dobbiamo fare di più in questa che è una vera e propria guerra. Siamo venuti qui stamattina con delle proposte. La prima, fare due centri di coordinamento di tutte le forze che intervengono sul problema, a Giugliano e a Mondragone. Secondo, estendere su tutto il territorio il sistema di videosorveglianza. La Regione investe quasi 50 milioni complessivamente per acquistare 200 webcamere, videocamere e 6 droni. Alla fine saranno 8 droni che consegneremo per la loro gestione all'esercito. Avremo dunque un sistema di controllo sofisticato, anche notturno, e avremo l'utilizzo di una piattaforma informatica unitaria, la piattaforma ITER, che la Regione mette a disposizione di tutte le forze dell'ordine. Quindi saremo in grado di avere un controllo quotidiano, notturno, e di avere soprattutto un sistema di allarme, cioè avremo un sistema di controllo aereo che segnala ogni movimento sul territorio e ogni incendio che dovesse avvenire.